Avevo 8 anni. Posai di corsa i miei pupazzi con veemenza e cominciai a camminare verso mia madre con fare minaccioso. Mamma, che sapore hanno gli abbracci? Ti ricordi ieri che mi hai chiesto per cena il tuo piatto preferito? Quello è il sapore di un abbraccio. Mi allontanai soddisfatto. Dopo poco, però, tornai alla carica. Mamma, invece la rabbia che sapore ha? Ti ricordi quando eri piccolo che papà, per sbaglio, ha messo il sale nel latte e tu cominciasti a piangere? Quella è la rabbia. Qualcosa di buono, rovinato per errore e che ti fa piangere. Non mi piace proprio il sapore della rabbia. E l'amore invece, che sapore ha? Mia madre rimase in silenzio, non rispose mai. Ricordo il suo grembiule da cucina volteggiare come il vestito di una principessa, mesto di vibrare nell'aria come bacchette di un direttore d'orchestra, sinfonia di odori a saturare le pareti. Lo spettacolo finiva quando rientrava mio padre, un po' acciaccato dalla fatica del lavoro. Cicciolo, ti ho fatto un po' di pasta.